Festival letterario oltre le parole ad intrattenere il pubblico di Montesilvano in Largo Venezuela. Sul palco la curatrice del libro di Ada D'Adamo, Come Daria, intervistata dalla giornalista Alessandra Portinari con la lettura di alcuni passi dell'opera interpretati da Tiziana Di Tonno. Che la terra, la vita su questa terra, ti sia lieve. Mi auguro per te, ogni giorno. E all'auspicio segui l'azione, che solo sperare non basta. Sei Daria, sarai Daria. E poi Camillo Chiarieri con Storie della storia d'Abruzzo. 5.000 copie vendute, l'opera raccoglie la storiografia divulgativa abruzzese. Dal sacro al profano, il racconto di storie inedite della storia d'Abruzzo. Per la prima volta abbiamo raccontato di argomenti complicati in maniera semplice. Alla fine questo è un libro di storia, però con un taglio assolutamente divulgativo. E poi perché colma un buco nero? Perché la nostra storia, che a livello europeo ha avuto momenti di grandezza enorme, la nostra storia più antica, che è esemplare per raccontare il cammino dell'uomo verso la civiltà, e tanti altri mille momenti di essa non erano noti agli stessi abruzzesi. Pastori, briganti, la storia d'Abruzzo affonda le radici molto indietro. Che cosa è contenuto nel libro? Quali sono le storie? Sono cinque momenti in cui la storia d'Abruzzo si è innestata sulla grande storia, quella con la S maiuscola. E da questo fluire di eventi ho tratto cinque momenti. La grande epopea della transumanza, che con l'economia della lana, che è stata per secoli una delle economie più importanti prima dell'epoca romana e poi dell'epoca del Regno di Napoli. Poi abbiamo raccontato la storia dell'Aquila, considerando che poi questo libro è nato quando non era stata ancora ben definita la ricostruzione. Poi abbiamo raccontato con una lunghissima cavalcata la storia della religione, dai culti antichi, quelli legati alla natura, all'avvento dei benedettini che hanno fatto nascere il romanico, che connota la nostra regione in una maniera inconfondibile. E poi abbiamo raccontato la storia di Pietro del Morrone, che divenne papa con il nome di Celestino V, e poi, come hai detto tu, quella dei briganti, del periodo del brigantaggio post-unitario dopo 1860.